La Matrix, i gestori della Matrix, hanno tanta paura di chi pensa, hanno tanta paura di chi ragiona con la propria testa. Lunga vita e prosperità. Eccoci tornati, base terra, la formazione titolare, il ritorno nel presente di Nicola Bizzi. Bentornato Nicola. Grazie, grazie, la macchina del tempo ha funzionato. Il buon Tom, padrone di casa, immancabile, sempre fidelis. Tom, come stai? Scusate, a volte ritornano come Nicola, che anch'io sono tornato. A volte ritornano, mi fa un sacco piacere anche il ritorno di un amico che è Cosimo Massaro. Bentornato, come stai? Ciao caro Gianluca, molto bene, un po' solo stressato, ma ci riprenderemo. Saluto il caro Nicola, il caro Tom e tutti coloro che ci stanno guardando ora in diretta e poi ci guarderanno in futuro. Benvenuto nel club comunque. Grazie. Sono giorni belli intensi per tutti, ragione doppia per dirvi anche un grazie pubblicamente per trovare sempre il tempo per arrivare, che sia di buon auspicio la maglietta Nada is Impossible. Prima che mi chiedano cosa c'è scritto lo dico così: nulla è impossibile. E su questo, su quest'onda dell'ottimismo, vediamo se riusciremo a tenerla anche per questa sera, dove farei già poi un giro di attualità, se vi va, in senso orario, le notizie che stanno accadendo nel mondo e in Italia e che più vi hanno colpito. Facciamo prima un giro, poi bentornati ovviamente alla chat, fedelissimi veterani, abbonati, il buon Mesbet che questa sera non è in regia ma è in viaggio perché mi sta raggiungendo proprio qua a Torino, perché ci aspetta un bel weekend ricco di impegni. Ma Nicola, a te cosa ti ha colpito di quello che sta accadendo? Ma c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ma la cosa che più mi ha colpito è una dichiarazione di oggi di quell'osco figuro che si chiama Borrell, quello che bazzica dalle parti di Bruxelles. A certi livelli della politica parlano in codice, lo sappiamo benissimo. Quando fanno delle pubbliche dichiarazioni, queste dichiarazioni sono sempre da interpretare. La settimana scorsa, sempre Borrell aveva parlato dell'inevitabilità del dover continuare a sostenere militarmente il regime di Kiev. Ha detto: ci piacerebbe destinare i fondi per i bambini, per l'istruzione, quello per quell'altro, per la cultura. Dice: però siamo costretti, non possiamo agire diversamente, siamo costretti a indirizzarli verso l'Ucraina. Oggi Borrell ha fatto un'altra dichiarazione molto interessante. Ha detto, testuali parole, potremmo porre fine al conflitto in Ucraina in un giorno, se lo volessimo. Come? Semplicemente interrompendo del tutto l'invio di armi a Kiev. Poi ha detto, però, dice, non sono sicuro se ci siano ancora le condizioni per farlo. Traduzione: la stessa Unione Europea ormai si sta smarcando definitivamente da Kiev. Altrimenti che ragione aveva Borrell per fare una simile dichiarazione? Come a dire, se volessimo in un solo giorno potremmo... Ora, a parte l'enfasi di una dichiarazione così, in un solo giorno non fai niente, ma se l'ha fatta c'è un motivo, è un messaggio chiaro. È un messaggio chiaro perché si sta spaccando l'asse franco-tedesco, ammesso che sia mai esistito. La Germania è in una situazione peggiore dell'Italia, perché la Germania ha risentito in maniera massiva delle sanzioni alla Russia, del caro energia, ha un'industria atterrata. La Germania rischia un'esplosione della disoccupazione a dei livelli astronomici.
E quindi c'è adesso una situazione di ripensamento europeo che potrebbe forse salvare la situazione, perché in caso contrario si va verso un'escalation molto, molto, molto pericolosa. Perché giustamente la Russia considera tutto questo invio di armi e di mezzi un inutile prolungamento della guerra che avrà chiare conseguenze verso chi lo alimenta. Quindi attenti a leggere fra le righe, a interpretare le chiavi nascoste di certe dichiarazioni politiche. Molto interessante. Adesso facciamo un giro, poi tornerò da te. Cosimo, andiamo in senso orario. Che cosa ti ha colpito? Che cosa stai lavorando, soprattutto in ambito economico, che so che ti riguarda? Guarda, vabbè, mi riallaccio a quello che dice Nicola perché sono in perfetta linea e questa analisi è corretta. Perché dobbiamo vedere il sistema nel suo insieme, cioè appunto questo sistema lo dobbiamo analizzare con un punto di vista molto più ampio. E quindi sai bene che parlo sempre della battaglia. Ora tralascio la battaglia spirituale, che quella è fondamentale. Rimanendo anche sulla battaglia terrena, c'è cioè la battaglia soprattutto sul piano economico e soprattutto monetario. Quindi l'Occidente si è totalmente isolato, l'Occidente dell'usurocrazia, cioè dei creatori del denaro dal nulla, della moneta debito, che poi con la moneta fiat, che poi è agganciata a, diciamo, col dollaro e il petrodollaro, ecco, è finito, cioè, siamo arrivati alle battute finali. Questo è un dato di fatto, la de-dollarizzazione del pianeta è un dato di fatto. L'Arabia Saudita che manteneva ancora in piedi il petrodollaro, cioè il fatto che il petrolio si poteva vendere solo in dollari, sta passando al BRICS, a quel mondo multipolare, dove tutti i paesi, tantissimi paesi del mondo, stanno commercializzando fra di loro con le loro valute. E capostipite di questa battaglia, il frontman, è sicuramente la Russia. Poi della Cina è un caso a parte, che mi fido quasi zero, ok? Però siamo. Come dire, abbiamo spinto in un'alleanza, se vogliamo, forzata la Russia con la Cina, ma fondamentalmente la Russia voleva e da sempre ha voluto Putin un collegamento con l'Occidente, con l'Europa, perché la Russia è Europa, ha le stesse nostre radici storico-culturali. I gazdotti li aveva fatti con l'Europa, non li aveva Da. costruiti con la Cina. Chiaro, poi dicono che se li autodistrutti, balle colossali. Quindi, come vediamo? Quindi la distruzione del sistema, diciamo, della moneta fiat, ma lo vediamo e lo analizziamo quotidianamente. Cioè, gli ultimi crolli delle banche americane, della Silicon Valley Bank, che poi in automatico il crollo di queste banche, che fanno parte del circuito SWIFT, che fanno parte poi della moneta fiat, se crolla il petrodollaro, crolla il dollaro, in automatico crolla la sterlina inglese, crolla il franco francese, un effetto domino. Poi c'è chi dice, no, stai pensando, ah, ma no, guarda, questi stanno facendo solo un accentramento del potere. No, non è proprio così, sai, perché si dice stanno le banche troppo grandi e troppo grosse da poter fallire e quindi, come dire, trasferiscono quella ricchezza dalle banche più piccole, come la Silicon Valley Bank, e magari possiamo farle fallire. Balle. Significa che la base della piramide del loro potere sta scricchiolando. E allora, siccome è un sistema cancerogeno, cioè, questi hanno, come dire, una mentalità cancerogena e autodistruttiva, cioè squalo grande mangia squalo piccolo, sempre sono stati. Stanno tutelando il potere più in alto, semplicemente assorbendo da quello che sta più in giù nella piramide. Quindi, come dire, l'economia anglosassone, che poi ha lasciato il braccio armato agli Stati Uniti d'America, sta crollando bene, si nutre in maniera parassitaria dei paesi colonia, quindi dell'Europa. La deindustrializzazione anche dell'Europa, quindi perché siamo totalmente una colonia, e quindi questa distruzione economica in automatico anche dei paesi europei crea poi delle reazioni, perché non tutti sono allineati. E vado in conclusione, solo faccio poi un monologo per dire: anche all'interno degli Stati Uniti d'America, ho scritto un articolo ultimamente dove mi ha fatto veramente particolarmente piacere il fatto che in Texas alcuni parlamentari hanno fatto una proposta di legge per creare una moneta interna nel Texas, cioè per sostituire il dollaro. Questa moneta interna, solo elettronica, naturalmente
sarebbe sempre meglio cartacea, però è un segnale dove tu compri magari attraverso dollari questa moneta interna, i dollari li metti in un fondo di garanzia, oppure acquistano oro, cioè hanno un fondo di garanzia con uno scambio uno a uno con questa moneta interna, come quando, per dire, vai a giocare al casinò, per dire, uno scambio al 100%, cioè quindi totale, però intanto fai circolare una moneta tua interna. Quello che dovremmo fare noi, non da oggi, da ieri l'avremmo dovuto fare, prepararci a un collasso monetario per non rimanere col culo per terra, parliamoci chiaro, prepararci alla guerra economico-monetaria andando e infilandoci nelle crepe che il multipolarismo ha generato nella finanza globale, perché il dollaro fondamentalmente non se lo sta cagando più nessuno. I titoli del debito pubblico americano non se li sta comprando più nessuno, ecco perché stanno alzando i tassi di interesse, ecco perché poi vanno in crisi le banche, e mi concludo qua. Ecco, quindi mi aggancio benissimo a quello che ha detto Nicola, che stanno cercando di mantenere in piedi questa guerra fondamentalmente per autoalimentarsi, prima con la guerra e poi con la ricostruzione. Sappiamo che anche la Meloni sta dalla parte, secondo me non ha capito niente, sta dalla parte sbagliata, almeno cerca di mantenere i piedi nelle due scarpe, fai una questione mediana, non ti esporre in questo modo, per me è stupida questa politica. Allora, per auto, come dire, rigenerarsi. Però veramente vado in conclusione dicendo che questa guerra non ha il presupposto classico di Rothschild, di uno dei suoi punti: noi faremo conferenze di pace ma alimenteremo le guerre per far sì che tutte le nazioni in conflitto sprofondino sotto il nostro debito. La Russia si è scollegata da questo meccanismo. In questo caso la Russia non è finanziata dai Rothschild, è scollegata pure dal circuito SWIFT, quindi non possiamo dire che è una delle classiche guerre, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, che erano tutte finanziate da loro. In questo caso la Russia non è finanziata da loro, si sta autofinanziando, e con tutte quelle altre cose che ti ho raccontato in altre puntate magari potremmo dire in seguito. Adesso ci torniamo, ma vado da Tom, che lo vedo anche lì. Vabbè, innanzitutto la questione della Meloni non è che è stata la parte sbagliata, dal suo punto di vista è stata la parte giusta. Cioè, in realtà, vabbè, comunque è una battuta in realtà questa. Niente, no, però, aspetta, Tom, consentimi di aprire una parentesi, perché su questo, poi non so gli altri, io non sono del tutto d'accordo. Secondo me la Meloni la teoria la sa, ma gli fanno fare l'opposto. Dici bene, Gianluca, perché lei aveva dichiarazioni totalmente all'opposto, aveva fatto tempi addietro, totale, sì, ha fatto un giro di 180 gradi, e quindi le sa le cose. Non solo erano a 180 gradi da quello che sta facendo adesso, ma da come parlava al tempo di cui faceva queste sane dichiarazioni, sane. Diciamo, osservando dall'esterno sembrava anche piuttosto preparata su quegli argomenti, non è che gli avessero passato all'ultimo momento una velina da recitare a beneficio dell'opinione pubblica. Comunque, mentre vi ascoltavo parlare, mi è venuto in mente questo, mi sembra che l'avessimo già accennato in precedenza, ma torno sull'argomento. Un po' già diversi anni fa, anche se non riesco a ricordare quanti anni fa, ma si parla di almeno una decina di anni fa, io ricordo che incappai nella notizia della Germania che stava stampando marchi tedeschi, e più di recente mi erano giunte voci che anche l'Italia si stesse attrezzando, anche di questo abbiamo parlato in un'occasione precedente, che stava acquistando la carta filigrana o comunque i macchinari da stampa. No, così però fecero passare informazioni. No, dici bene, però erano informazioni, come dire, errate, tendenziose, volute dal sistema, che riabilitavano anche Draghi in quel momento, certo, con quelle informazioni. Comunque mi ricordavo che circolavano queste informazioni, false che fossero, però le facevano circolare. E questo comunque, anche se appunto, come giustamente dici tu Cosimo, era una fake news a beneficio della narrativa, in qualche modo, già facendo circolare una notizia di questo genere, in qualche modo indicava un problema di cui comunque non si parlava, o si parlava il meno possibile, se almeno io la potrei interpretare così. Dimmi, Nick, vedo che... Allora, è vera la questione della Germania, lo so da fonti certe, la Germania è dal 2020 che ha già il marco pronto. E lo tiene fermo,
Lo tiene fermo perché, soprattutto con la nuova cancelleria che si è ritrovata, è stato completamente fermato. Ne abbiamo Che potesse parlato in una essere puntata. un'impennata della crisi economica in Germania, un cambio ai vertici del potere, ce l'hanno già pronto. Lo E questo è stampano in eclatante Svizzera. In perché uno Canton Ticino hanno scenario in quale già il uscita. nuovo Sì, marco. sì, sì. Li abbiamo visti, dai. Ci sono. Fra l'altro, banconote stampate nel 2021. Quindi nel 2021 hanno già provveduto a fare scorte. Il Comunque, problema c'è. dell'Italia è Scusa, diverso. scusa, La, finisci. sì, no, ha circolato effettivamente 2 anni fa, nel pieno del governo Draghi, ha circolato semplicemente una notizia tratta dalla Gazzetta Ufficiale, che da molti è stata male interpretata. Il fatto che l'Italia abbia acquistato delle macchine da stampa in chiostri è normale perché la zecca di Roma, pochi lo sanno, ma al pari della zecca di Londra, emette moneta per almeno una trentina di stati fra africani e asiatici. Quindi l'Italia produce monete e banconote per tanti stati esteri. Quindi è normale che periodicamente acquisti le materie prime per poterli fare. Comunque, per finire, poi vi ripasso la parola. Volevo soltanto concludere con non mi sento neanche di chiamarlo ragionamento. Ho notato questa cosa. Allora, voi meglio di chiunque altro sapete che già da diverso tempo si parla del quantum financial system. C'è chi lo ritiene una bufala, c'è chi lo ritiene una cosa reale. Di fatto ancora non esistono prove, non esistono evidenze del fatto che non solo che esista, ma che stia per entrare in azione. Ora, alcune voci che ho sentito molto recentemente affermano che, però, finché non succede, io non ci credo, Tommaso non ci crede finché non ci mette il naso, come si dice. Però qualcuno dice che maggio, cioè praticamente entro le prossime settimane, il Quantum Financial System dovrebbe entrare in vigore. Vero? Falso? Non lo so. Però vediamo di provare, eventualmente, ammesso che ci sia un collegamento, qual è l'altra notizia? Notizia assolutamente certa, pubblicata anche da Sky TG24, vi leggo il titolo: Il debito USA fa paura, allarme di Washington. In breve, il debito pubblico americano sta per sforare la soglia del default al punto che Biden adesso è in, diciamo così, un po' sta esortando il Congresso ad autorizzare ad alzare la soglia di questo debito pubblico, altrimenti gli Stati Uniti d'America vanno in default. Anzi, ci sono queste dichiarazioni della, come cazzo si chiama, Janet Yellen, dice che, cioè, praticamente, cito, giocare col debito pubblico americano è un azzardo, nel senso che praticamente, no, ve lo traduco in termini più comprensibili per noi, muoio a Sansone con tutti i filistei. Cioè, Tom, questa è stata. confermo pienamente quanto dici, che l'avevo riportato anche in un mio articolo, e questa è una delle situazioni di gravità che sta portando l'economia anche americana al collasso, perché sta proprio lì, si sta ultraindebitando, o col congresso alzano, diciamo, la soglia del debito che hanno già sforato, oppure Sì, vanno in ma bancarotta, vanno in sarebbe pratica. l'ennesima volta che lo fanno, E peraltro. lo fanno, però questo fa capire pure, e quando lo dico anche a coloro che della MMT parlavano e facevano e portavano come esempio del positivo l'economia statunitense o l'economia del Giappone, è sempre moneta debito, anche se è un debito interno, che comunque se non lo scarichi su qualcuno te lo piangi tu poi. Vedi, non è una vera sovranità monetaria di stampo auritiano, che tu crei Certo. moneta in quanto valore lo fai partire dall'origine come atto iniziale senza debito. Poi nella fase di circolazione si possono creare crediti e debiti, e in effetti Auriti insegnava tutti possono prestare la moneta nell'atto della circolazione, tranne che nella fase di emissione. E quindi vedi, tutti questi castelli di carte che ci hanno creato attorno alla fine stanno crollando tutti. La verità prima o poi sfonda tutto quel velo della menzogna. Quindi condivido quello che hai detto e sono dati veri di cui avevo riportato anche nel mio articolo. Però il problema quale sarà? Se i titoli del debito americano non se li comprerà nessuno, perché hanno perso sempre più potenza,
e alla fine te lo piangi tu poi quel debito, mi spiego, non riesci più a scaricarlo nelle nazioni, perché prima c'era il signoraggio planetario del dollaro. Per piacere di quelli che ce li hanno già in pancia i debiti del titolo pubblico americano, o Appunto. sbaglio? Poi voglio aggiungere una cosa al quanto finanza system, perché ne ho parlato in effetti in scontro globale. Mettiamo, io ne ho parlato anche in parte positivamente. Io do un ni a questa cosa, né un no e né un sì. Qualora dovesse arrivare una moneta globale con dei parametri che non siano solo l'oro, l'argento e il petrolio, ma dei parametri di una nazione, no? Completa, che sta anche nella sua cultura, nella sua storia, che ben venga. Però dico sempre, io l'ho aggiunto, sempre ho detto, che questa cosa non ci risolve il problema. Cioè noi, in quanto nazione, popolo sovrano, dovremmo, come noi, così tutti i popoli del mondo, dovrebbero avere una moneta interna, a sovranità monetaria interna, perché qualora salta il meccanismo, il gioco, che fai? Non ti devi trovare spiazzato. Quindi sempre con una doppia circolazione. Quella la vedo bene per un discorso internazionale, che lo puoi utilizzare anche in maniera magari nazionale, se vuoi, ma sempre con una doppia circolazione, poi di una sovranità interna, di una moneta non emessa a debito, e anche con un altro particolare fondamentale che tutti, anche i sovranisti, trascurano, quale l'asse strategico della circolazione della moneta. Cioè non può essere il quanto finanza assiste, deve essere un circuito interno nostro. Cioè, perché finché ad esempio utilizziamo con la sovranità monetaria il circuito SWIFT, il circuito SWIFT quando vogliono te lo chiudono, è chiaro? Certo. Tu a livello nazionale devi avere, come dire, l'impianto idrico, l'impianto della moneta deve essere tuo, dove non che sei solo padrone dell'acqua e del rubinetto di casa, e poi magari l'impianto idrico che porta l'acqua dal lago al rubinetto è di questo Rothschild che ti apre e chiude il rubinetto. Quindi il circuito del trasferimento della moneta deve essere anche nazionale. Quindi dobbiamo avere sempre questi parametri, non li dobbiamo mai scordare. Assolutamente. Grazie, Cosa. Tom, avevi finito? Perché se no io ho una domanda che parte da te e poi arriviamo anche a tutti gli altri, che so che No, tra... più o meno ho finito, semplicemente visto che ha citato lo SWIFT, per quanto ne capisco io, non è la mia materia, ma il fatto che lo SWIFT, cioè che praticamente la legalità internazionale sotto il profilo economico sia alla fine stata, cioè nel momento in cui hanno escluso dallo SWIFT la Russia, credo che anche questo sia stato, capito, vari stati africani, gli stati, diciamo, il resto del mondo. Osservando come praticamente siamo nel far west, non siamo più cioè dicono: beh, senti, far west per far west, lo sceriffo che mi piace di più è Putin. Ecco, mettiamola così. Ecco, finito. Era una battuta, più che altro. Ma no, vorrei perché visto che c'è anche a livello geopolitico una strana situazione in cui se Meloni da una parte si sforza per compiacere i padroni in tutto e per tutto, nonostante stia massacrando quel che rimane, ovviamente è una mia opinione, mi direte se siete d'accordo, di quel che rimane dell'economia italiana, cornuta e mazziata definirei, perché prima la Francia e adesso anche la Spagna gli danno contro. E quindi tu dici, ma perché? Cioè, di solito gli altri stati si inalbererebbero verso qualcuno che faccia gli interessi nazionali. E allora come mai? È un po' la sindrome del primo della classe, Francia e Spagna hanno paura che ci possa essere una Meloni anche da loro. Che spiegazione date di questi attacchi internazionali di colleghi di Unione Europea? No, prima di passare la parola a Nick e a Cosimo, Francia o Spagna, basta che Basta si che magna. si bagna. Vai, Nick. Ma guarda, di solito è la Francia che puntualmente ci punzecchia, l'ha sempre fatto, la Francia ci è sempre stata ostile, al pari della Gran Bretagna, non dimentichiamocelo, la Francia non è mai stata amica dell'Italia. Il fatto che arrivino queste punzecchiature ora anche dalla Spagna e rientra in un contesto di tutti contro tutti nell'ambito della sinistra, delle forze della sinistra europea che sono in forte crisi, e parlo di quella sinistra deleteria sorosiana che favorisce l'immigrazione selvaggia, che favorisce il traffico dei clandestini, e che spiana la strada a teorie distopiche. Chi più ne ha più ne metta,
sono in crisi e probabilmente per certi versi il governo della Meloni, per quanto sia quello che sia, lei d'altronde lei prende ordini dall'Aspen Institute. Non dimentichiamoci che l'Italia non ha alcun margine di sovranità e di decisionalità, semmai un margine forse del 5% nel complesso. Quindi è chiaro che una volta arrivata al governo si debba attenere alle direttive. Infatti io delegittimo la politica nel senso pieno, intanto perché sono tutti dei burattini, non avranno mai il mio voto e il mio sostegno, anzi hanno tutto il mio sabotaggio in tutte le mie azioni quotidiane. Io qualunque cosa faccia dalla mattina alla sera la faccio contro lo Stato e contro il governo, qualunque governo ci sia in carica. Ma a parte questa parentesi, sono lotte di potere interne fra una sinistra sorosiana che è in forte crisi e che, soprattutto in paesi come la Spagna, teme un sorpasso elettorale di altre forze che potrebbero dargli colpo di grazia a livello parlamentare. Sono lotte di quartiere, puerili. Beh, Non gli darei proprio comunque peso. mi piace, fra l'altro, per chi ce l'ha, tenete d'occhio Instagram perché sta sostituendo quello che era TikTok. Alcuni nostri contenuti stanno arrivando a più di mezzo milione di persone, quindi in questo momento gli algoritmi di un social come Instagram sono sparati a manetta a favore un po' delle nostre posizioni. Non ci illudiamo, lo faranno giusto per alzare gli algoritmi di un social in piena decadenza, poi arriverà la censura, anche lì ce lo aspettiamo. Però su quanto stiamo raccontando anche con Nicola, un contenuto fra questi, adesso in televisione mainstream, anche loro si sforzano di strizzare un po' l'occhio all'informazione libera come la nostra, e quindi abbiamo un Santoro che inveisce contro tutti i CD, tutti i TG, dice sono tutti, una volta c'era il TG di destra, il TG di sinistra, adesso è tutta la stessa marmellata, e poi dice, scherzando con un dirigente Rai, il dirigente Rai ha detto una volta c'erano i partiti, adesso è tutto PD, PD di destra, PD di sinistra, tutto PD, e non ha tutti i torti. Beh, dichiarazione forte, ma azzeccata. Non saprei come descrivere meglio la situazione. Cosimo, cosa ci racconti tu su questa Spagna, Francia, basta che se magna? Sono in linea con Nicola, cioè sai, quei litigi di quartiere, come dire, giusto per far parlare un po' di sé, perché non sanno più come uscirsene fuori, ma vale tanto per la sinistra quanto per la destra. Cioè Certo. anche, voglio dire, la Meloni che ha fatto queste politiche ora per il lavoro, quello, quella, tutte balle, tutte fregnacce. La coperta è corta, non c'è denaro. Non c'è denaro volutamente, scusate, cioè casomai si pensa, ma non c'è denaro, quindi o lo togli da una parte e lo metti dall'altra, o lo prendi da una parte e lo metti dall'altra. Quindi da questo punto di vista non ci sarà soluzione se non eserciteremo la nostra sovranità monetaria, oppure se tanto denaro iperinflazionato che gira nell'economia tecnofinanziaria non la spendi un po' nell'economia reale. Però siccome si sta seguendo il punto dell'agenda Draghi, e non solo dell'agenda Draghi, del club dei 30 di cui Draghi fa parte, la distruzione creativa di tutta la piccola e media impresa italiana. Quindi ecco la Meloni cosa sta facendo. Sta facendo quello che è programmato dagli alti poteri. Quindi il nulla assoluto da questo punto di vista. E ecco cosa penso, veramente il nulla assoluto. Però io lancio sempre i messaggi positivi. Cioè, ripeto, sono le battute finali, sono, è chiaro. Il giochetto, la ciambella con il buco, non è uscita al nuovo ordine mondiale. Realmente la Russia si è messa di traverso come baluardo. E io credo anche le parole di Monsignor Viganò, che ha detto: in effetti la Russia è l'unico paese che si è messo di contrasto al nuovo ordine mondiale. Quindi quella ciambella non è uscita proprio con il buco. E ora stanno cercando di ripiegare un po' all'interno dell'Occidente. Purtroppo, mi duole dirlo, ci capiteremo noi all'interno. Quella moneta solo elettronica, a livello globale che avevano mirato, perché i punti del nuovo ordine mondiale quelli sono. Moneta unica mondiale solo elettronica, esercito unico mondiale, e poi Religione governo unica. unico mondiale e religione unica mondiale. Non tutte gli sono andate bene le cose. Quindi,
quella moneta che ho scritto in una parte dell'articolo dove cito questo, tutte le banche centrali occidentali come la Federal Reserve, Banca Centrale Europea e anche quelle di altri paesi allineate al sistema della moneta fiat facenti parte del circuito SWIFT stanno da tempo collaudando un nuovo tipo di moneta, la CBDC, cioè una moneta bancaria digitale, solo digitale, a corso legale, senza nessuna riserva e che mira a sostituire il denaro contante. Poi con l'ID personalizzato mireranno totalmente a controllarci. Quindi quella società distopica che hanno già collaudato in Cina, controllo totale, città a 15 minuti, telecamere, cioè visualizzazione, lo stanno facendo qui da noi. La cosa che mi duole maggiormente è che la gente le dà come innovazioni. Cioè sono contenti di andare a comprare tutto con le monete virtuali, con i pago bancomat. Vai in Inghilterra e pagano tutti con i pago bancomat. Vai in Francia e pagano tutti con i pago bancomat. Cioè questo è il dramma. Però, come dire, di necessità ne faremo virtù. Io sono pronto a tutto, come sicuramente tutti voi siete pronti a tutto, e non siamo pochi. Quando arriveranno quelle situazioni, prenderemo, come dire, entreremo in consapevolezza di quest'altra situazione e troveremo le nostre, come dire, soluzioni a quel punto. E più spingono in un certo senso, io più mi tiro fuori, rimango dentro il sistema finché posso e finché lo accetto in alcune parti. E quindi farò come per dire, sono arrivato a una linea rossa quando dicevano ti devi schierare e io gli dicevo è chiaro, dovete passare sul mio cadavere, è chiaro? E quindi faremo così per tutto, noi che abbiamo preso queste consapevolezze, è fondamentale. Abbiamo risposto, sai com'è fatta l'India? Così. Ecco, comunque, a tal proposito, vi voglio dare un po' di spunti, perché intanto dalla Svizzera mi hanno mandato un articolo, poi magari lo mettiamo su Telegram, debito pubblico, l'Italia si appresta a battere la Grecia, nel 2026 il debito pubblico dell'Italia supererà quello della Grecia. E insieme a questo, io l'ho raccontato tante volte, fate una prova nelle vostre città, andate a parlare con le filiali, con le banche rimaste, stanno togliendo tutte le casse e il direttore dice noi li togliamo apposta, non vogliamo le casse, così se il bancomat non eroga la gente si attacca al piffero e non vengono a battere i pugni, perché il denaro contante latita e la maggior parte delle filiali, questo per quanto riguarda Torino, ma penso che sia situazione diffusa, indagate, fate ognuno di voi delle domande e poi dateci feedback in quel di Telegram o di Facebook o il social che preferite, ormai il denaro dei bancomat deriva da quel poco che Mondialpol e altri istituti di sicurezza prendono nei vari supermercati, quindi in questi camionetti quel poco contante è sempre quello, lo spostano dal bancomat alle casse dei pochi supermercati. Ma cosa accade? Che nei supermercati continuano a togliere casse e continuano a togliere commessi e incentivare il pagamento elettronico, di conseguenza non viene immessa nuova moneta, quindi i bancomat sono sempre più vuoti. Infatti contate quanti casualmente fuori servizio ci sono quotidianamente di quei pochi bancomat rimasti, fate un'indagine, se qualcuno è libero, quindi lo si faccia il giro dei propri bancomat, troveremo, penso, mia supposizione, la mia teoria sul quale propongo di lavorare è scommettiamo che troviamo uno schema che si ripete in tutte le città, pochissimi bancomat rimasti e una buona percentuale che potrebbe essere la stessa, chi più chi meno, in base alla città, fuori uso perché manca il contante per rifornirli. Guarda Gianluca, io sto molto dietro alla questione da tempo e ho rilevato questo. Nel tutto il 2021 i bancomat, io parlo per Firenze in particolare, emettevano quasi prevalentemente, quasi esclusivamente vecchi euro, addirittura quelli firmati da Trichet, quelli firmati da Draghi e pochissimi con le emissioni della Lagarde, pochissimi, e banconote anche molto usurate. Recentemente, parlo degli ultimi due mesi, da febbraio, febbraio-marzo, c'è stata una valanga di euro nuovi, banconote nuove fiammanti, che è andata a rimpinguare i bancomat. Quindi c'è stata una forte immissione, ma proprio recentemente, negli ultimi due mesi,
ma per un anno e mezzo sono andati avanti con fondi di magazzino, praticamente. Addirittura in tanti bancomat hanno messo le banconote da 10 che prima non erogavano, anche quelle vecchie. Adesso c'è stato, da poco c'è stato una forte immissione, perché i bancomat erogano banconote nuove proprio appena uscite dalla zecca. Io voglio aggiungere una cosa su questo, che ha pienamente ragione Nicola, però attualmente, siccome, anche se vogliono rendere illegale le banconote, che è una cosa illegale questa, sono ancora, come dire, vincolati dai trattati di Maastricht di Lisbona, che pur essendo una moneta debito schifosa, l'euro, comunque lì si parla che come moneta legale, l'unica moneta legale sono proprio le banconote cartacee per conto delle banche centrali e le monetine metalliche per conto degli stati. Quindi ecco perché ancora non possono farlo, cioè da togliere totalmente. Certo, però è una cosa che possono modificare da un giorno all'altro, quello sì, lo potranno fare. Ecco perché stanno preparando il territorio con quelle monete solo elettroniche, e loro si stanno preparando a questo. A quel punto già ci stanno dei progetti che stiamo portando avanti, tra cui ad esempio uno, il progetto Auri, dove c'è una convertibilità al 100% con, sullo scia, guarda, incredibilmente poi nel mondo si diffondono delle idee che sembra per coscienza collettiva nascono da una parte e poi te le trovi anche in Texas. In Texas quell'idea che hanno proposto oggi è quella che è stata partorita dal progetto Auri, che ha alla base il progetto del CIMEC del professor Auriti. Solo che il professor Auriti faceva il cambio col suo borsino del doppio, e quindi quando i 150 finanzieri andarono a bloccare il progetto, ci rimise il professor Auriti, da grande signore, ci rimise quasi 2 miliardi, ci rimise, se non più pure, per un cuore grandioso. Quell'uomo bisognerà farlo santo prima o poi. In questo caso il progetto Auri ha una convertibilità 1 a 1, cioè 100 euro, 100 auri. Tu hai un fondo di garanzia sempre totale al 100%, e quindi puoi, come dire, quando entri in un casinò magari, compri delle fiche, tu intanto fai circolare gli auri, non fai circolare gli euro. Gli euro li tieni accantonati solamente come conto di convertibilità, in modo che un negoziante quando vuole converte e paga l'F24, converte e va a comprare la benzina, ma intanto nella comunità locale fai circolare gli auri, perché una moneta che è solo cartacea non la puoi andare a spendere allo Shan, all'Ore Merlin, la spendi solamente nelle attività che hanno aderito al circuito, e quindi valorizzi, come dire, l'elemento della circolazione monetaria, cioè più circola una banconota più crei valore nella comunità locale, come la dinamo, più gira più produce valore, cioè energia elettrica, così la moneta più gira in una comunità locale più ha prodotto beni e servizi. Cioè cerchi di aggrappare quei valori monetari alla territorialità, mentre l'euro è una moneta che può essere agganciata a tutto, alla tecnofinanza, l'Euro a Merlin, le multinazionali, le banche, invece in quel caso la tieni lì sul territorio. Noi ci dobbiamo preparare anche con questo. Magari se un domani faranno solo la moneta virtuale, bene, creiamo un borsino noi di moneta virtuale, ce la teniamo lì, e come controvalore cosa facciamo? Facciamo circolare fra di noi, fra una società parallela, il nostro valore monetario, un'altra moneta, e la facciamo solo cartacea. Al momento opportuno la convertiamo magari con questa moneta virtuale, ce le possiamo studiare queste cose, perché l'ideale sarebbe a livello nazionale, ma se a livello nazionale sono proprio degli puntini puntini, che facciamo? Ci dovremo arrangiare fra di noi in qualche modo, e dobbiamo prepararle queste comunità locali, le dobbiamo preparare per forza. Perché noi stiamo vivendo in un mondo che ci hanno costruito loro attorno, e finché noi scegliamo di vivere nel loro mondo, con le loro regole, saremo sempre sotto scacco. Quindi la decisione aspetta a noi, il potere è in noi, il potere del consenso è nostro. Se loro non hanno il nostro consenso e saremo milioni, devo vedere come faranno, come non sono riusciti a bloccare tutto perché eravamo milioni contro quel siero, è chiaro? Vale per tutto così, ragazzi. D'altra parte, come mi gioca risponda Cosimo, ragazzi. No, fantastico. Tra l'altro, adesso devo anche fare una domanda. Comunque, tra l'altro, quello di cui stava parlando Cosimo è storicamente già, cioè non si contano i tentativi e gli esperimenti a livello locale, vedi qua in Sardegna,
l'esempio storico, il Sardex, no? Una moneta complementare. Cioè, non è, molta gente si è data da fare negli ultimi decenni addirittura, perché io da almeno 20 anni che ne ho pubblicato articoli su Nexus, abbiamo organizzato conferenze. Quindi, diciamo, fino a poco tempo fa c'erano proprio le c'era chi emetteva delle banconote cartacee, adesso che è il tempo della moneta elettronica, giustamente Cosimo propone, facciamo una emettiamo una moneta locale agganciata elettronicamente ad un cambio 1-1 con l'euro. Ottima idea. E la domanda che ti volevo fare, perché io sono, queste non sono materie in cui sono molto, anzi, sono totalmente, ne capisco qualcosa perché devo capirci qualcosa, altrimenti non potrei fare il lavoro che faccio, ma non è certo uno dei miei argomenti privilegiati. Ma volevo chiederti, visto che di questo si parlava, ricordo che se ne parlava, ho pubblicato anche articoli su questo, chi era Simone? Vabbè. Comunque, cosa ne pensi diciamo, di chi propone l'utilizzo di moneta a scadenza, cioè di banconote che poi entro un certo limite perdono progressivamente il loro valore in modo da incentivare la circolazione delle stesse? Qual è la tua opinione in merito? Ah, su questa, guarda, secondo me è sorpassata questa idea, perché si rifà un economista, se non erro, del secolo scorso, ma è sorpassata questa idea, nel senso che questa idea qua serve ad evitare la tesorizzazione. Bravissimo, non mi sta venendo il termine, quindi bravissimo. Si cerca con questo meccanismo di evitare la tesorizzazione del denaro, perché è un altro problema. Cioè, l'avido che tiene il denaro lì nella banca e non lo fa circolare, e quindi, come dire, è come se togliessi sangue dall'economia e la tieni bloccata in una mano. Cioè, non va bene. Cioè, il sangue deve circolare. Quindi la ricchezza si genera anche attraverso la circolazione della moneta, perché la moneta è un valore a bene ripetuto, si rigenera ad ogni scambio, non è come la cambiale, scambio 1-1 e poi lo strappi. Quindi ad ogni scambio, ad esempio di una banconota da 100 euro, si genera moneta. Ritornando quindi al nostro discorso, questa cosa qui può essere tranquillamente, per dire, sorpassata. Faccio un esempio banale: in uno stato, che un popolo che può emettere sovranità, con sovranità monetaria, emette la sua moneta senza debito e poi la fa circolare, il sistema bancario dovrebbe scomparire, per come lo conosciamo noi oggi, che crea moneta dal nulla a sua volta attraverso il signoraggio secondario. Le banche devono ritornare a fare solo le banche, cioè agenzie tra virgolette di servizi, le banche, come, cioè mettere in comunicazione chi ha il denaro e chi non ce l'ha, no? Emettono, e devono guadagnare solamente da questo servizio, non possono emettere denaro loro direttamente. La moneta la deve mettere un'istituzione centrale, ripeto, senza debito inizialmente, come conto patrimoniale, come se ad esempio trovassimo una miniera d'oro nel nostro territorio. Che facciamo? Mica ci indebitiamo con la miniera, no? Quindi prendiamo la caratteristica dell'oro come valore, diventa conto patrimoniale senza indebitarci con nessuno, perché la moneta viene creata dal nulla, lo fanno i banchieri, perché non possiamo fare noi che la garantiamo, e poi viene messa in circolazione. Nel momento in cui ad esempio qualcuno ha un deposito bancario, io avevo proposto da già anni addietro, pure, ma è vecchissima questa proposta, tranquillamente puoi fare, come dire, un minimo di tassazione sul conto corrente, cioè, chiaro, in modo che sopra una certa somma di denaro tu magari, come dire, se non la investi pagherai un tot X di tassazione. Però in uno stato che poi spariscono le tasse, voglio dire, è accettabile questa cosa, perché un paese con sovranità monetaria le tasse non le paga, pagherà giusto quel 5-10% se serve, giusto per drenare quella moneta magari in eccesso, deve essere solamente una valvola di consumo. Cioè, se io devo ricostruire la matrice, stampo denaro, pago gli ingegneri, i muratori, le materie prime, ho ricostruito la matrice nel giro di un anno, cioè, chiaro. Naturalmente poi questa moneta ritorna, quota parte magari giusto un 10% di tasse, e poi ricostruisci un altro ponte. Cioè, quella decima che si pagava anche nell'impero romano, sì, dove, come dire, non erano manco tasse a quel punto, perché Cesare ti ripagava con la costruzione dei ponti romani, che dopo 2000 anni sono ancora in piedi, con le strade romane, con gli eserciti romani ti difendeva i confini e potevi professare la religione che volevi, e ti aveva dato anche il diritto romano, chiaro? Quindi io non le ritengo manco tasse, ecco perché Gesù Cristo non si incazzò quando disse: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Cioè, lì non si arrabbiò,
Invece si arrabbiò quando entrò nel tempio e cacciò chi? Esatto. Non i mercanti, i cambiavalute che erano sì, i banchieri del tempo. Esatto, okay. Esatto. Quindi la storia è bella conoscerla, anche quella della teologia, quella dei Vangeli, tutte le storie. Dobbiamo capire come sono andate le cose, perché sennò l'usurocrazia ci tende a tenere ignoranti e allora capita quello che accade. È chiaro. Quindi da questo punto di vista è sorpassabile Gestel, sicuramente. Tranquillamente ci stanno tante altre soluzioni. Era una curiosità, visto che si parlava. Almeno voglio rispondere a una domanda che aveva scritto un commento un ragazzo, sì. Un signore, non so, non mi ricordo, non ho visto. Ha detto in Italia non si può stampare moneta. No, ma in effetti questa è moneta complementare, si può fare tranquillamente, chiaro. Addirittura, come abbiamo fatto anche in una proposta di legge con Nino Galloni, noi, siccome nei trattati di Maastricht si parla solo di banconote, arrivato a questo punto, siccome non è fatto divieto di emettere stato note, noi col tesoro da domani potremmo emettere stato note, non banconote. Banconote, note del banco. Noi potremmo emettere col tesoro e con la nostra zecca stato note, non emesse a debito, circolanti sia elettronicamente, utilizzando e sfruttando il circuito postale, e sia in maniera cartacea. Quindi lo potremmo fare da domani. Da domani. Sì, magari possono aver paura che magari li fanno fuori, però se avessimo un popolo consapevole e una classe dirigente con le palle, si potrebbe fare da domani, lo dico e rispondo a quel ragazzo o signore che mi ha scritto questa cosa. Sai Cosimo, è molto interessante quello che hai appena detto, perché appunto in italiano c'è bisogno di fare la distinzione tra banconote e statonote, tra l'altro. È fondamentale, se non perdiamo il significato semantico delle parole, è chiaro, perché la legge poi si basa su questo. Nei trattati di massa, ripeto, non c'è fatto proprio nomina delle statonote. Le banconote sono della banca, banconota, nota del banco. Le statonote sarebbero dello Stato, e abbiamo l'esempio di Aldo Moro. Bravo, la 500 lire. Eccola lì, proprio lì volevo arrivare. Abraham Lincoln emise il Greenback, e lo disse chiaramente. E cioè, così fece anche, voglio dire, Kennedy. Sì, esatto, io volevo arrivare proprio a questa, siccome proprio dal punto di vista semantico, banconote e statonote, no? Biglietto di Stato in inglese, legale. Esatto, bravo Nick. Io volevo arrivare proprio a questo Stato. Sì, sappiamo che fine ha fatto, così come Kennedy, quando emise, perché le banconote, il dollaro, c'è scritto United States Notes, Notes sta per... traduciamola come banconota, comunque come il foglietto, no? E appunto, mentre i dollari venivano e sono tuttora emessi dalla Federal Reserve, che tra l'altro è una banca centrale in mano ai privati, come tutti dovrebbero dovrebbero sapere, anche se però come la Banca d'Italia uno pensa, Federal Reserve, è una banca federale, no? No, ma appunto, mentre i dollari normalmente emessi dalla Federal Reserve, c'è scritto Federal Reserve Notes, cioè nota del, tradotto letteralmente, nota della emessa dalla Federal Reserve, quelle che fece stampare Kennedy, che vengono ritirate subito dal suo successore, praticamente il giorno dopo che era morto, c'era scritto United States Notes, cioè nota degli Stati Uniti, un po' come la banconota da 500. All'epoca c'era la riserva in oro e lui le mise con riserva d'argento, e ricordiamo l'ordine esecutivo che fu l'11.110. Quell'ordine esecutivo ancora oggi negli Stati Uniti non è stato ritirato, e volendo qualsiasi presidente degli Stati Uniti lo potrebbe riattuare addirittura. Già, tra l'altro Nicola di banconote e monete se ne intende soprattutto anche dal punto di vista del collezionismo. Fra l'altro volevo farti notare, se ne sono accorti anche in chat, tutti quelli che avete nominato sono tutti... morti. In effetti, quella è la battaglia delle battaglie, cioè la battaglia monetaria. Chiunque tocca quel punto non ha fatto mai una buona fine. E poi per lanciarla, la battaglia spirituale, il professor Auriti diceva: io non avrei mai messo il dito nello strumento prioritario che possiede il male, quindi il dio Mammona, che opera sulla terra, che ha concesso poi tutte le ricchezze della terra a chi si è prostrato a lui, se non avessi avuto una forte fede in Dio. Era un credente. Ora non voglio fare proselitismo, però dobbiamo comprendere che c'è qualcosa di satanico dietro questa moneta, in effetti. Che poi
cioè, voglio dire, veramente, come diceva lui, con quattro sillogismi io la potrei smontare, e la veramente la possiamo smontare, perché è talmente semplice che un bambino lo capisce meglio, la truffa che c'è dietro a questa moneta. E diceva lui, io non riesco a smontarla, che sembra che ci sia veramente qualcosa di tannico, perché è una cosa talmente semplice, ma la gente non capisce. Cioè, veramente, è un incantesimo, l'incantesimo della moneta è devastante. Sì, assolutamente. Stavo cercando la banconota da un dollaro per far vedere. Appunto, mentre la cerco, voglio tornare da Nick. Hai uno spunto o vado io? Argomento no, a piacere, no, o interrogo io? Sono in trepidante attesa di vedere i nuovi dollari emessi dal Tesoro, di cui tanti stanno parlando in questo periodo, e che sarebbero a quanto pare dovuti uscire entro il 10 di maggio. Ora siamo all'11. Nessuna notizia. Contestualmente Janet Yellen continua a proclamare che gli Stati Uniti saranno in default al 1° giugno. Secondo me siamo sull'orlo di un evento epocale. Se vanno in default, secondo me la tirano fuori questa nuova banconota, quelle buone o quelle cattive. Ah, questa è quella di Kennedy? No, questo è il classico dollaro che tutti conosciamo, come vedete, col sigillo con la piramide. Eccola qua, purtroppo si non a caso sta scomparendo la tua banconota. Sembra quando agisci nel passaggio. È vero. Ecco. Ma fra l'altro, se volete, facciamo anche un giro su quello che sta accadendo, perché combinazione, gli Stati Uniti sono in crisi, mancano magari un po' di soldini, la famosa controffensiva, guarda caso quella tanto decantata dai servizi segreti che hanno avvisato tutte le stampe, dire comunque ci sarà un attacco a sorpresa nei prossimi giorni. Gianluca, permettimi di dire una cosa in merito a questo che sta dicendo, scusa, apro una parentesi, è la prima volta nella storia umana che vedo che si sbandierano i piani che una nazione ha nei confronti dell'altra. Cioè, quando queste cose sono state sempre segrete, è la prima volta che... I servizi segreti sono diventati delle peppi e raccontano tutto a tutti, tanto che guardano il TG. Quindi, ecco. C'è una palese volontà, anche da parte degli stessi Stati Uniti, ormai di affossare il regime di Kiev. Ma dai, proprio adesso che sta abbattendo i Kinza, non hai visto? A livello economico non ne possono più di questo casino, vogliono passare oltre, e sono ben consapevoli dei rischi a cui vanno incontro. Ci sono delle notizie tutti i giorni che vanno in questa direzione. È che il problema principale è l'Unione Europea che va dietro all'amministrazione Biden in maniera folle e addirittura ancora di più, in maniera autonoma, non sa come salvare la faccia. La dichiarazione di Borrell che ho citato all'inizio si pone proprio in questo contesto, perché rappresenta un tentativo di smarcamento, pur fra le righe, pur sibillino, ma qui stanno cambiando tante cose. E secondo me Zelensky ormai ha i giorni contati. Una vittoria della Russia, pur temporanea, perché difficilmente ci sarà un'escalation su vasta scala che arrivi a Odessa o che arrivi a Kiev, ma molto probabilmente una vittoria sul campo russa con la messa in sicurezza del Donbass. Manca ancora una buona fetta di territorio della provincia di Donetsk. Fra l'altro deve essere ancora messa in sicurezza la stessa città di Donetsk, che tutti i giorni viene bombardata incessantemente dagli ucraini dal 2014, nel silenzio più totale dei media. Ma questo porterebbe, secondo me, a un ridimensionamento totale degli scenari internazionali. C'è il rischio concreto, l'eventualità concreta, che io auspico, di un'implosione della NATO come alleanza militare. E se la Germania fa il primo passo, perché bisogna che lo faccia la Germania, se lo facesse un paese come il Portogallo, un paese come l'Ungheria, l'effetto sarebbe minimo. Se la Germania farà il primo passo e rilanciando il marco e uscendo dall'euro, si va verso anche un'implosione della maledetta Unione Europea, che vuole soltanto il nostro male. È necessario,
bisogna distruggere per ricostruire. E soprattutto le persone non si rendono conto. Il richiamo che ho fatto in una delle scorse puntate all'amnesia di cui le persone soffrono, alla rimozione di tutto quello che ha fatto male alle persone, no? Cioè questa tendenza a rimuoverlo a livello istintivo è pericolosa. Ora non è il momento di abbassare la guardia, perché certi poteri sono ancora purtroppo forti, certe derive antiumane stanno procedendo perché sono state finanziate e andranno avanti finché saranno finanziate. Non è il momento di abbassare la guardia. Mi ha divertito una notizia che ho letto oggi dagli Stati Uniti. Se ricordo bene, un consorzio delle più grandi banche dell'Oklahoma. Ora non so quanto possono essere grandi le banche dell'Oklahoma, ma c'è stata questa dichiarazione che questi grossi istituti bancari dell'Oklahoma hanno dichiarato che non erogheranno prestiti e non sovvenzioneranno tutte le imprese che sono implicate con la transizione ecologica. Sì, l'avevo sentita questa. Un bel messaggio. Beh, sì, che si accoppia alla Meloni che ha fatto una dichiarazione piuttosto equivoca sul... pur essendo, adesso non mi ricordo le parole esatte che ha usato, l'ho visto proprio qualche ora fa, ha dichiarato che pur, diciamo così, essendo lei o comunque essendo favorevole comunque a questa transizione verde, non è detto che necessariamente occorra seguire tutte le tappe o comunque... Insomma, ha cominciato a mettere le mani avanti anche lei e fa il paio con la notizia che hai appena dato tu. Esattamente. La Meloni... in realtà gioca su più sponde, non lo può far vedere, lungi da me sostenerla, perché una che ha fatto falsa opposizione, una che porta avanti l'agenda Draghi, non merita per me alcuna considerazione, ma sta giocando su più sponde. Ancora prima di arrivare alla presidenza del Consiglio ha avuto molti viaggi in America, e dove possibilmente ha tessuto alleanze con vari ambienti del Partito Repubblicano, e chiaramente è pronta anche a mutare la sua politica a seconda di come tira il vento. Ha le mani legate, non può fare molto, ma non c'è la volontà di portare avanti questo delirio green, che poi è una maschera. Se si toglie la maschera alla pseudo transizione ecologica, vediamo un piano genocida, un piano antiumano, un piano malthusiano. Beh, è notizia recentissima, proprio di queste ore, è notizia recentissima che praticamente è saltato fuori anche sul mainstream, almeno in maniera dimessa, ma è saltato fuori, che praticamente tutti i calcoli dell'IPCC o comunque tutti gli studi che per decenni ormai hanno portato avanti questa bufala del riscaldamento globale erano sbagliati, erano basati sulla premessa matematicamente sbagliata. Questa non so se l'avete sentita. No, ma però è incoraggiante il fatto che circolino queste notizie, vuol dire che ci sono delle forze che effettivamente si stanno attivando per contrastare questa deriva. Benvenga. Assolutamente. A tal proposito, consentitemi una parentesi per elogiare il popolo romano, perché ho visto delle bellissime immagini di riunioni in cui dei poveracci, penso in rappresentanza del comune, radical chic, PDini, ma non so se PD di destra, PD di sinistra o PD 5 Stelle, poco manca, ma comunque sempre PD, e volevano convincere le persone di questa ZTL che avrebbe poi invaso l'intera periferia con orari, con regole assurde, proibendo gli Euro 5, e sono stati democraticamente assaliti da tutta una serie di critiche e osservazioni, li hanno fatti diventare piccoli, così al punto che poi nei giorni a seguire, diciamo che questo piano della ZTL romana, con quelle follie che volevano arrivare al non possederai nulla e sarai felice, quindi disincentivare completamente l'uso dell'auto a favore di monopattini e quelle porcate di auto elettriche, in cui abbiamo preso un bel video che prende per il culo tutti quelli che pensano di essere green,
perché hanno comprato una porcata di auto elettrica, che però poi rimangono fermi per strada. E allora c'è questo video, l'ho messo ovunque, su Telegram, su Instagram, su Facebook, hanno fatto vedere quest'ape dipinta di verde che a gasolio carica un gruppo elettrogeno anch'esso a gasolio, che corre in aiuto per ricaricare gli imbecilli che sono rimasti senza carica pensando di essere green e inquinano più di tutti gli altri. E ci sommiamo anche la Ferragni, che dopo aver fatto una figura becera in quel di Sanremo, in cui passa in sordina a scapito del suo consorte che viene alla ribalta per gusti più fluidi, diciamo, ma dopo quella brutta figura ora viene anche criticata perché, guarda caso, insieme ad altri ricchi amici e influencer decidono di prendere due elicotteri per andare a fare un aperitivo sul ghiacciaio. E quindi sì, giustamente qualcuno gli fa notare, ma sarebbe poco ecologico, cioè tu che spacchi le palle per le robe green e per le robe che ha la gente che deve cambiare l'Euro 5 e non deve circolare, ma poi prendi due elicotteri sul ghiacciaio per andare a prendere un aperitivo lì. Sarebbe di cattivo gusto se tu lo facessi, ma almeno non ti riprendere sui social vantandotene, ecco perché magari quello è il passo che qualcuno comincia a inalberarsi. Quindi diciamo, vediamo il bicchiere mezzo pieno, forse questa cosa del green, complice anche la siccità più piovosa di sempre, che ormai è una barzelletta, anche lì ecco, magari si sta un po' smontando. Due regioni sott'acqua già, Emilia e insomma, poi Rodrigo è sott'acqua adesso in queste ore, leggevo. Vabbè, che vedevo di. Quindi, io sono Torino, c'è stata la parte orientale della periferia della città che è stata invasa da una grandinata che sembra neve, hanno fatto uscire anche gli spazzaneve per togliere tanto di grandine, non si osa neanche pensare ai danni, e anche lì cioè, comunque vabbè ma sempre il colpa del clima impazzito, sì. No? Cioè, siamo a maggio, le grandinate ci stanno, però ogni cosa suona l'imbarazzo, dicono vedi, il clima è strano, grandina, che quindi ce l'hai fatta a fette con le scuole, cioè, con non piove, cadessero meteoriti in grande quantità, potrei dire che anomalia, grandina. No, perché ecco. Oltretutto, siccome è un argomento che io ho seguito per molto tempo, io ho una certa, sono rincoglionito per certi versi, non faccio problema a dirlo, però mi ricordo quando molti anni fa cominciai ad occuparmi di questa bufala, ai tempi insomma in cui si regalavano Nobel per documentari come Una scomoda verità o i tempi in cui le copertine dei maggiori magazine dell'epoca, si parla del 2000, i primi anni 2000, no? Si parlava di riscaldamento globale, mostrando poi, se ricordo la copertina, credo che fosse Newsweek o Time, adesso non ricordo, c'era il mondo dentro una vasca da bagno piena di ghiaccio circondata da ventilatori per raffreddarla, no? Si parlava di riscaldamento globale. Poi ho notato che, visto che in qualche modo molti elementi contraddicevano questa storia del riscaldamento globale, diciamo per una sorta di pudore o di prudenza, non so che, si è virato verso i cambiamenti climatici, magari aggiungendoci estremi, però comunque portando avanti sempre la loro narrativa del cavolo, la narrativa che ha portato a questa rivoluzione green di cui ci stiamo occupando adesso. Poi in tempi più recenti si è tornato a riparlare, si è virato di nuovo verso il riscaldamento globale di origine antropogenica, salvo poi appunto no, siccità, emergenza siccità, fondi da destinare alla siccità, adesso francamente sono sbugiardati da quello che il clima ci sta regalando in questi ultimi giorni, settimane, perché lo vediamo però, tutti. Com'è. Ecco, ma Tom, consentimi, tu vedi in questa cosa, ricordiamo anche il commissario straordinario per la siccità nominato tipo a gennaio in tempi non sospetti, era tutto pronto. Cosa è successo? Non sono riusciti a continuare a irrorare di sciacchivi, che è andato storto qualcosa, stanno cambiando i piani, non riescono più a sostenerlo perché sappiamo che hanno la tecnologia per Riffa o per Raffa, insomma, di farlo. E perché non lo stanno? Allora, tu sai che
Beh, non lo so esattamente cosa è andato storto, ma qualcosa di grosso è andato storto. Cioè, perché tu sai, il nostro comune amico, Lorenzo De Curtis, ci sentiamo, non dico tutti i giorni, praticamente, lui oltretutto poi mi fa, ci scambiamo le novità, lui scarica, si alza alle 4 di notte, alle 3 di notte per scaricare le cartine meteo aggiornate con tutte le isobare, insomma, e lui, cioè, mi fa vedere e dice guarda qua cosa hanno combinato, soprattutto per le operazioni più imponenti sono sull'Atlantico, diciamo così, il Golfo di Biscaglia, anche all'altezza dello stretto di Gibilterra, cioè quindi si vedono dalle immagini satellitari, però solo se passi in nave là sotto, oppure, cioè, qua noi vediamo, già l'attività sopra le nostre teste è imponente, perché ormai tutti i giorni impestano il cielo in maniera vergognosa. Io e moltissimi italiani un po' svegli siamo veramente incazzati, perché basta alzare gli occhi e vedere cosa combinano di notte, la mattina presto, di giorno. Il cielo, vabbè, ma come mi fa vedere appunto dalle cartine e soprattutto dalle foto satellitari, ci sono le attività più imponenti, sono concentrate in alcune zone, per quel che riguarda noi, dell'Atlantico. E mi fa notare poi che però, nonostante queste imponenti operazioni di geoingegneria, imponenti vuol dire che veramente si vedono delle cose, scie larghe chilometri, ragazzi, non lunghe, larghe, sto parlando della larghezza, cioè ci sono delle scie originate non si sa bene come o da chi, che sono larghe chilometri, e nonostante questa attività naturalmente condita da tecnologie elettromagnetiche, vedi tipo Arco o i suoi fratelli, come li chiamo io, sta succedendo qualche cosa per cui non riescono ad ottenere i risultati che vorrebbero ottenere, i risultati li abbiamo davanti agli occhi. Io non ti so spiegare tecnicamente come mai, so che sta succedendo qualche cosa, magari qualcosa a livello cosmico, io non lo so, però praticamente loro cercano di, hai sentito, insomma, Lorenzo l'ha spiegato molte volte, la questione dei cirri, sì. L'origine dei cirri, i cirri che praticamente sono, cioè sono praticamente i catalizzatori che poi producono e introducono l'acqua nella piovosità, poi se mi sente un meteorologo naturalmente penserà che sto vaneggiando, però se la prenda con lui, è lui che mi spiega queste cose, e tra l'altro c'ha ragione, perché cioè, ha ragione, c'ha sempre azzeccato, lo abbiamo detto fino all'estate scorsa, io ricordo proprio tutto l'iter dell'arrivo di un temporale che poi si scaricava in fulmini, tanti fulmini senza tuoni e niente acqua, sì, quest'anno qualche forza si sta contrapponendo al lavoro che non è incessato, anzi sembrano accanirsi ulteriormente senza risultati. La natura, qualcuno da fuori, qualche frequenza, qualcuno di molto terrestre che gli dice no, avete stufato, i vostri piani danneggiano i miei e quindi io vado avanti per la mia strada. Quindi siamo in quel caso il terzo che tra i due litiganti spera di poter godere, o non so voi, ma non confido tanto nel buono che arrivi per amore dell'umanità, magari qualcuno. Guarda, per riassumere in 10 secondi, quello che voglio dire è semplicemente questo: alla luce di quello che stanno operando nei cieli sopra le nostre teste e in quello che non vediamo, soprattutto sopra l'oceano, da dove si producono, diciamo, dall'oceano Atlantico arrivano i fronti freddi che poi permettono la piovosità, la normale, dovrebbe essere la normale piovosità sul continente europeo. Detto questo, in anni passati io più volte ho osservato, Lorenzo lo stesso, abbiamo osservato come le loro operazioni di geoingegneria clandestina riuscivano effettivamente a modificare il clima in maniera significativa. Ora, alla luce di quello che stanno, per riassumere, alla luce di quello che stanno facendo da mesi ormai, e con i mezzi in campo che stanno utilizzando, teoricamente avrebbero dovuto ottenere risultati addirittura migliori di quelli che ottenevano negli anni scorsi. E invece qualcosa, non si sa che cosa sia,
ma non gli va bene, non gli funziona, non riescono più a ottenere quello che evidentemente cercano con ogni mezzo di ottenere. Non so come spiegarla. Vediamo se questo andamento sarà confermato anche nei mesi prossimi, prima di cantare vittoria. Cioè, sì, è tutto in corso d'opera, giusto? Serviamo la scacchiera. Beh, io so solo che, io vi dico soltanto che qua in Sardegna, insomma, gli ultimi anni li ho vissuti qua e ho visto, mi ricordo a maggio com'era il tempo, io non ho mai visto una roba del genere. Cioè, è molto più piovoso. È proprio il caso di dire come in alto così in basso, quindi conflitto giù e conflitto anche nei cieli. Ragazzi, cioè qua le temperature medie, non dico che faccia freddo, però voglio dire... Fa freddo, a Torino fa più freddo della media degli ultimi anni di Anche in Sardegna, non dico che faccia freddo, ma fa più freddo del maggio dell'anno scorso, di 2 anni fa, di 3 anni fa. Ecco, non so come... Poi, i motivi di questo, ripeto, non lo so. Però effettivamente qualcosa sta succedendo, non so spiegarmela, non lo sa spiegare neanche l'ho, però lui può solo notare e annotare e rilevare quello che succede ed è quello che sto cercando di fare io dicendo quello che sto dicendo, ma i motivi per cui questo succede al momento ancora non ho certezze di nessun tipo. Non abbassiamo la guardia, facciamo rete, facciamo squadra, organizziamoci per uscire anche fuori da YouTube. Ricordiamo, c'è una spada di Damocle in quel d'agosto che a livello globale e anche internazionale vorrebbe spudoratamente, dichiaratamente, una stretta ulteriore sulla censura per libertà d'opinione, che entro la fine dell'anno andrebbe veramente a danneggiare anche quello che è il nostro lavoro, ragion per cui continuiamo a giocare di sponda e acceleriamo tutti i progetti concreti per abbracciarsi, incontrarsi dal vivo, trasformarsi in qualunque altro progetto che non sia solo dipendente da quelli che sono i social e solo da un social, ragion per cui, come avete visto, voglio ringraziare pubblicamente tutti i ragazzi che stanno collaborando con me, abbiamo intensificato tantissimo la produzione di qualunque tipo di contenuto su i canali YouTube, gli shorts, i Reel, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, stiamo veramente andando ai mille per poter recuperare, sperando di essere in tempo, e anche voi al di là dello schermo siete parte di questo progetto. Farei, visto che vi vedo anche provati, non voglio approfittare della vostra presenza, farei un giro di conclusioni e saluti partendo proprio dal buon Nicola Bizzi. Si torna al solito discorso. Ora siamo passati da questioni economiche al discorso climatico, ma io prima ho parlato del fatto non solo di non dimenticare, di non perdonare tutto quello che ci hanno fatto, ma soprattutto la mia considerazione è di non legittimare il sistema. Io non lo legittimo più da tempo, ho fatto le mie scelte ben precise, e il fatto che l'Italia, qualunque governo sia in carica, continua imperterrita nella sua assenza di sovranità, per carità, ma continua imperterrita a favorire, ad alimentare e a produrre tutto questo meccanismo di irrorazione tossica dei nostri cieli, è un motivo in più per delegittimare questo potere. Cioè, io dovrei favorire un governo, uno Stato che ci avvelena anche dal cielo quotidianamente, perché sappiamo benissimo che cosa spruzzano. Sappiamo benissimo gli effetti che certe sostanze hanno sull'organismo, come l'alluminio, che è neurotossico, che è un veleno. Quindi è un'ulteriore conferma che l'intera, io sarò drastico, ma io ritengo l'intera classe politica italiana, come già ho ribadito, complice consapevolmente più o meno di un grande piano genocida, e come tale la considero, come tale la tratto, e glielo dico in faccia a questa classe politica: siete dei genocidi. Gianluca, se mi senti? Ecco, sì, dicevo, grazie Nicola. Cosimo, passiamo da te. Ok, vabbè, vado in scia con Nicola, quanto detto.
Faccio un'ultima conclusione anche io sulla questione ambientale, che non l'ho fatta prima, per dire che fa parte di un progetto che viene da molto lontano, dalla scuola malthusiana, quando ritengono e dicono con questa scuola economica che siamo troppi sulla faccia della terra, si ricollega poi al Club di Roma e quindi, come dire, poi anche con tutta la campagna sierologica della pandemenza e soprattutto mirata a distruggere, come diceva Nicola Bizzi, benissimo, a una depopolazione globale che soprattutto mira ad una specie ben definita, soprattutto a quella indoeuropea. Non ci fanno mettere più al mondo figli perché la denatalità è voluta dal sistema attraverso i meccanismi economici, l'immigrazione selvaggia voluta dal sistema dove ogni famiglia di loro magari ti mette al mondo 3-4 figli e quindi tutto è mirato a quello e poi con un attacco specifico che è avvenuto anche con la pandemia, nel senso che la maggior parte dei sierati sono stati i popoli appunto indoeuropei, cioè l'uomo bianco, parliamoci chiaro, ed è un attacco Esatto. specifico. O le diciamo le cose o non ne diciamo più. Cro-Magnon, Con questo come ora, spesso per diceva. aggiungermi, per dire anche a quella idea che poi dovremmo fare anche, non sono più nemmeno capaci di fare più 2 più 2, giusto piccola parentesi a chi governa in Europa, in Italia. Cioè, ma siete talmente stupidi a votare queste politiche green false, anche contro l'eliminazione delle macchine che ora inquinano veramente pochissimo? Andiamo verso le macchine elettriche, dove chi produce l'elettricità poi, chi? Le centrali nucleari, che non sono nemmeno fatte bene, le batterie, chi le produce? La Cina? Il 90% viene dalla Cina. Chi produce poi i materiali per produrre le batterie elettriche? Fate due conti, fate. La Il Repubblica litio, Popolare del Congo, dove lì viene ricercato nelle carbonio, miniere il cobalto. È chiaro? Quindi che cosa sta? Siete proprio stupidi, stupidi esatto. da questo punto di O vista, proprio come stupidi diceva, ignoranti. o come recita, cit, tra virgolette, il contenuto sul pulmino, sull'ape car che va in soccorso di chi ha comprato un'auto elettrica, vengono chiamati coglioni, i coglionoti Benissimo, che hanno in effetti comprato quello l'auto. sono. E per concludere, però, abbiamo dato una serie di notizie cattive, cose lungi da me da voler lasciare i messaggi solamente negativi. Perché dico, ragazzi, avete dormito fino ad oggi, oggi vi tocca fare, come dire, una superdose di informazioni che non dobbiamo comunque, non le dobbiamo somatizzare, chiaro? Cioè, lavoriamo col positivo, vedi come avete detto bene prima, comunque l'universo, c'è la luce, c'è l'oscurità, dopo l'inverno arriva sempre la primavera, vuoi o non vuoi, e l'universo si mantiene sull'equilibrio, la via del centro, la via dell'equilibrio è fondamentale. Quindi, ragazzi, vi lascio con un bel messaggio positivo, come vuoi che vadano le cose, voi fate il vostro dovere secondo il vostro libero arbitrio, conoscendo queste cose. Se non siete in grado di ascoltare 10 informazioni negative, leggetene solo una. Non andate in depressione, non andate in bassa frequenza. Cercate di stare sempre fuori dalla paura, perché la paura è ciò che vi mette in bassa frequenza e magari prima di farvi ammalare le scie chimiche, perché sicuramente faranno ammalare, vi farà ammalare la tua paura, ok? La prima paura è quella che ti fa ammalare, oppure il parlare sempre male, il pensare sempre male di quello, di quell'altro, di quell'altro. Ecco, tutto questo ci porta in quelle cattive frequenze basse che alimentano le forze del male. Se noi vogliamo sconfiggere le forze del male solamente con la rabbia, con il rancore e con l'odio, state sicuri che quello vince e tu ti ammali. Quindi non lo si combatte così. E con questo non significa essere buonisti, cioè significa combattere, come diceva insegnato Sun Tzu nell'arte della guerra. Combattere senza combattere, senza somatizzare, ma non significa non tirare un pugno con potenza o con grinta agonistica come quando sali sul ring. Solo che il tuo avversario non lo devi sconfiggere con l'odio. Per quanto mi riguarda, quando facevo agonismo, non c'è stato mai odio nei confronti dell'avversario. Ma non significa che tu non devi scoccare i tuoi colpi con estrema potenza ed efficace tecnica e tattica. Io Bellissimo. vi do questi consigli per mettervi sulla giusta strada del guerriero, in questo caso della luce, per la battaglia soprattutto spirituale. Come Arjuna insegnava a Krishna. Tom, Non parliamo. potrei essere più d'accordo con quello che ha appena espresso Cosimo. Bravo Cosimo, Grazie di sottoscrivo cuore, ogni Tom. parola. Anzi, no, che mentre parlavi di queste strategie mi veniva in mente a suo modo, no, la versione dark di queste strategie, il colonnello Kurtz di Apocalypse Now, no? Mi veniva in mente il suo discorso, il suo monologo in cui parlava della Bellissimo. genialità di questi Viet Cong che nell'equazione sottraevano il proprio ego, il proprio
i propri sentimenti, no? Loro, vabbè, adesso non stiamo a parlare di questo. Niente, poi mentre ascoltavo il buon Nick parlare giustamente dell'alluminio, l'alluminio, ragazzi, guarda caso, è un agente neurotossico davvero importante, perché io lo so, visto che la mia povera mamma ci è morta di quello, spiegatemi come mai, guardatevi le statistiche mondiali, come mai da un po' di decenni a questa parte, guardatevi l'impennata incredibile che hanno subito i casi di Alzheimer, non solo in Italia, nel mondo, soprattutto comunque nei paesi cosiddetti occidentali, no? Come mai? Cioè, l'Alzheimer, una volta non dico che fosse una patologia sconosciuta, ma adesso praticamente è una vera epidemia. E guarda caso, ci sono degli studi che io esaminai già diversi anni fa, che mostravano una stretta correlazione tra l'intossicazione di alluminio, comunque la presenza di alluminio nell'organismo, e l'insorgenza di Alzheimer. Sarà un caso, magari, forse tutti hanno cominciato a cucinare nelle padelle d'alluminio. Come le allergie, le intolleranze. Ma cazzo, ragazzi, se adesso ti tocca andare al ristorante e chiedere che ti facciano la pizza senza glutine, la birra senza glutine, questo e quella. Cioè, una volta queste cose non esistevano, perché non esistevano nemmeno questi problemi, perlomeno se non in casi molto sporadici. Poi ricordo che, guarda caso, sempre a proposito dell'alluminio, ma questo l'ho già detto in altre occasioni, ma ripetita Juan, ricordo i brevetti della Monsanto per il Gran Turco e altre sementi resistenti all'alluminio, brevettate, cioè organismi geneticamente modificati per resistere all'alluminio. Come mai? Come mai? E concludo, ho visto due commenti, il mio occhio si è concentrato su questi due. Uno che praticamente diceva, citava il fatto che forse stiamo andando verso una nuova era glaciale. Esatto, è proprio quello che hanno teorizzato degli scienziati russi dell'Accademia delle Scienze, ma non oggi, ancora 15 e più anni fa, mi ricordo, ho scaricato i loro studi e basavo su quegli studi le reazioni che presentavo a certe conferenze quando parlavo della bufala del riscaldamento globale. Esatto, noi stiamo andando verso una piccola, non una era glaciale che ci... poi non si sa, ma comunque verso un periodo più freddo, non più caldo, più freddo. E guarda caso, anche recentemente sono emersi dei documenti scientifici che sbugiardano completamente l'IPCC. Questi documenti mostrano che, contrariamente a quello che viene sbandierato e associato anche alla notizia che ho dato prima, secondo cui praticamente tutti i loro modelli matematici erano basati su un assunto sbagliato, quindi non hanno alcuna validità, ma il clima, la temperatura media terrestre negli ultimi 10, 15, 20 anni non si è praticamente mossa, non è aumentata la temperatura media, è rimasta più o meno, avrà avuto delle oscillazioni, ma la media è sempre quella. Io mi baso su quello che, su studi scientifici che ho letto tempo fa. E concludo con una domanda scritta a caratteri cubitali. Tom, spiegaci che cos'è lo strato tanker. Lo strato tanker è praticamente la denominazione, mi pare che sia il KC-135, credo che sia lo strato tanker, o comunque un aereo similare. Sono gli aerei utilizzati dall'aeronautica militare americana e non solo americana per effettuare i rifornimenti in volo degli aerei. Quindi sono delle grosse cisterne volanti che per definizione possono essere usate per molti altri scopi, se mi capite. E infatti ricordo il caso proprio, come si chiamava, un caso di cui mi occupai, tanto tempo è passato, comunque era un video eccezionale che poi si è cercato di sbugiardare in ogni modo possibile e immaginabile. Ricordo proprio i tentativi da parte di attivissimo e altri debati. Me lo ricordo.
Cioè, che era un KC-135, quindi un aereo rifornitore, ripreso da un aereo, credo che fosse un aereo gemello, comunque un aereo della stessa, ripreso da dietro, mentre proprio lo vedevi che praticamente emetteva e poi irrorava, ma cioè dovreste vedere che roba, era poi in HD, quindi si vedeva perfettamente, si vedeva chiaramente proprio emettere queste scie non dai motori, ma da vari... Da vari ugelli posti sulle ali, sui bordi d'uscita delle ali, si vedeva anche quando interrompeva il flusso e quando poi lo riprendeva. E si sentivano tra l'altro anche i commenti di quelli che stavano riprendendo il video, e tra l'altro i debunker si sono attaccati appunto ai commenti dei piloti o chiunque fossero dell'equipaggio che seguiva, per dire: ah, vedete, è una bufala. Invece no, il video era eccezionale, comunque era proprio uno degli aerei, era uno stratotank. Diremo poi noi ai debunker dove si devono attaccare. Invece, detto ciò, direi che sul saluto finale qualcuno ha chiesto anche cosa ne pensate di Zaia. È l'ultimo di una grande fila che ha fretta di cancellare il passato, dicendo: vabbè, ma conciliamo. No, ognuno dirà la sua. La mia, nel mio limite, io rispondo col cazzo, io non perdono, io non dimentico, e quindi andiamo avanti. Devono pagare. Siamo tutti d'accordo. Assolutamente. Fantastico. È una questione di giustizia. È una questione di giustizia, appunto. Non è vendetta, è giustizia. D'altronde, la giustizia oltre non è bontà, è giustizia. È sopravvivenza. Il fatto che paghino ne va della nostra sopravvivenza. Beh, sì. Grazie, Nicola. Grazie Cosimo, grazie Tom, grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito da casa, vi si vuole bene, appuntamento prestissimo con tutti, grazie. Alla prossima. Un abbraccio a tutti, ciao. Ciao Cosimo, ciao Nix, ciao a tutti. Ciao Tom, ciao Nicola e ciao Gianluca. Ciao. La Matrix, i gestori della Matrix, hanno tanta paura di chi pensa, hanno tanta paura di chi ragiona con la propria testa. Lunga vita e prosperità.